Spider-Man, abbiamo preso un cecchino che pedinava il capo dello staff del sindaco. Devono essercene altri. Quel folle aveva cerchiato su una mappa il tribunale. Ci penso io. Estorci altre informazioni al nostro amico e chiamami a questo numero. Devo sbrigarmi. L'attacco al tribunale potrebbe essere imminente. Se il cecchino mi vedesse accanto al bersaglio, farebbe fuoco. L'unica soluzione è fermarlo prima che possa sparare. Bene. Tutti odiano chi campera. Spider-Man, abbiamo sbloccato il telefono del cecchino. Ci sono altri nomi e luoghi. Sembra che succederà nell'arco di pochi minuti. Una passeggiata? Mandami tutto. Cecchini multipli, un solo Spider-Man. Devo muovermi. Chiunque abbia lavorato alla campagna di Norman è un potenziale bersaglio. Suppongo sia un modo per distruggere Osborn, facendogli terra bruciata intorno. Il cecchino deve essere qui intorno. Uno in meno, altri due. Devo controllare tutti i punti adatti a un cecchino. Ottima dormita. Bersaglio salvo. Ne resta uno. Se sarò lento, qualcuno morirà. Perché gli assassini non si adattano mai ai miei orari? Il posto è questo. Dov'è il sicario? Appena in tempo. Agente, tutti e tre i cecchini eliminati. È finita? Non ancora. L'arrestato dice che i suoi uomini tengono in ostaggio dei turisti. Dice che giustizieranno tutti se non lo liberiamo. Triangolando i telefoni abbiamo trovato un possibile nascondiglio, ma se vedessero la polizia inizierebbero a sparare. Finci di negoziare, prendi tempo. Cerco di privarli del potere contrattuale. Non lasceranno testimoni. Se non li salvo, gli ostaggi sono morti. Se li scoprono, uccideranno tutti gli ostaggi prima che mi avvicini. Il procuratore sta esaminando le vostre richieste. Se mi vedono, gli ostaggi sono morti. Devo stenderli di nascosto. Fatti un riposino. Meglio. Fai perdere la concentrazione. Panel audio.
Scusa, ti ho spaventato. Grazie ancora, Spider-Man. Abbiamo rischiato grosso. Non l'avrei scoperto senza di te. Siamo un'ottima squadra, agente. Ehi, cerca di convincere anche i tuoi colleghi a collaborare con me invece di spararmi, ok? Spidey, amico, devo dirtelo. Spider-Man! Spider-Man, ho bisogno d'aiuto. Il mio compagno di stanza è scomparso dalla festa di Halloween. Ok, nome? Chi l'ha visto per ultimo? Si chiama Carlos. Ho analizzato i social con un programma di riconoscimento facciale. E guarda cosa ho scoperto. Brillante. Come ti chiami? Philip Chang. Ok, Philip. Troverò Carlos. E se viene a sapere di altre sparizioni, avvertimi subito. Ok. Devo trovare il posto che appare in questa foto. Si vede la Statua della Libertà, quindi deve essere parecchio a sud e lontano dall'università. Forse nel distretto finanziario. La zona sembra questa. Si comportano come gli studenti alla festa di Halloween. Martin Lee deve averli corrotti. Il fuoco di Vanta. Devo fare in fretta. Questo era l'ultimo. Cos'è successo? Andava tutto bene, poi una rabbia atroce. Non riuscivo più a ragionare. Ora è finita, ma eviterei internet almeno per qualche tempo. Spider-Man, il mio programma ha individuato altre persone che si trovavano alla festa. E potrebbero essere... È un assistente di biochimica, Ethan Albright. Oggi non si è presentato a lezione. Il mio software l'ha riconosciuto in una foto, ma nello scatto successivo sembra sparito. Non importa. Proverò comunque a cercare quel posto. Grazie. La foto di Philip è il mio unico indizio. Devo trovare quel posto. Nella foto si vedono binari sopraelevati, come quelli su a East Harlem. Spider-Man, ho parlato con Carlos. Non aveva sintomi finché non è arrivato al barbecue. Gli effetti sono iniziati dopo la festa di Halloween. Una reazione ritardata, non ci voleva. Manhattan potrebbe essere piena di corrotti pronti a esplodere. La corruzione di lì è spaventosa. Ormai nessuno è al sicuro. Sono abituato ai newyorkesi ostini. Qui si esagera. Per fortuna posso contare su Philip. Ha un talento incredibile. Il posto è questo. Ma gli studenti corrotti hanno già tagliato la corda. Che è successo? Dei maniaci, drogati o chissà cosa. Sono corsi via lungo la strada. Devo trovarli prima che qualcuno si faccia male. A quanto pare... Cosa può essere successo? Aiuto! Trovati, sistemiamo la questione. Aiuto! La sopraelevata è ad Harlem. Questi binari sono a East Harlem, credo. Sono ovunque! Io che no! Lì ha corrotto parecchie persone alla festa di Halloween.
questi binari sopraelevati. Sono a nord-est della ESU. Aiutino! Ma ti ucciderò! Prima vi riporto alla normalità, meglio sarà per tutti. Ma non è il caso di bussare. Ok, abbiamo finito. Stavo bevendo un cappuccino, ripensando a un episodio, una rapina che ho subito. Spider-Man, altro studente scomparso. L'ultimo caso riguarda Steve Hopkins, ma c'è di più. Di recente una banda di Tombstone si è stabilita nel suo quartiere. Steve detestava quei balordi, ma aveva troppa paura per affrontarli. Se è corrotto, potrebbe scaricare la sua rabbia su di loro e rischiare una brutta fine. Steve ha postato quella foto prima di sparire nel nulla. Non ho trovato immagini più recenti. Ah, sembrerebbe l'Upper West Side. Devo proseguire verso nord. Philip, cosa puoi dirmi di Steve? È basso di statura, non fa... Vuoi farà proprio una... fare una brutta fine, eh? Ok, diamo una lezione allo studentello. Quel ragazzo non ne uscirà mai vivo. Prima di liberarlo dalla corruzione, devo salvarlo. Sono armati. Forse posso neutralizzarne alcuni in silenzio. Facciamo il gioco del silenzio. Il posto è questo, vicino a quegli alberi. Ehi, fermo, arrampicamuri! Lo so, avrei dovuto avvisare. Deve essere qui nei paraggi. È tutto ok, Steve. Ora... Steve? Ci sono quasi. Insomma, ti ho appena salvato! È per il tuo bene, signorino. Oh, Dio mio, che cosa ho fatto? Ho sempre odiato quei balordi. Spider-Man, ho trovato altri studenti scomparsi. Il club di dibattito aveva una riunione, ma non si è presentato nessuno. Un attacco coordinato, di male in peggio. Dove li hanno visti l'ultima volta? Il presidente del club, Harold, è tra le foto di un turista. In questa foto compare il ponte di Brooklyn. Si trova a sud-est dell'università. Il camion perde benzina. Se esplode, addio quartiere. Ogni colpo al camion causa scintille. È un grave pericolo! In ginocchio! Mani sulla testa! Ragazzi, perché avete tutta questa voglia di farvi esplodere? La parola può confondere, ma infiammabile non vuol dire che non prende fuoco. Grazie. Sapevo di comportarmi da folle, eppure non riuscivo a fermarmi. Succede a tutti gli studenti di college. Starai bene. Spider-Man! Spider-Man, siamo in piena crisi. La squadra di football è scomparsa dopo una trasferta. Hanno trovato il pullman abbandonato. Squadra, tifosi, staff. Ormai lì ha un esercito. Indizi? Qualcuno ha notato il quarterback, Brad Davis, e ha postato una foto. Un attimo. Quello sembra l'arco di Washington Square. Credo sia vicino alla ES.
Sembrano lupi famelici. Se non risolvo la situazione, qualcuno ci rimetterà la pelle. Quanti giocatori ci sono in una squadra? Sei uno di loro. Ma ti ucciderò! Strappati la pelle! Prova la verità dentro di te! La luce tradisce. Vorrei che la nostra squadra avesse meno tifosi! Non sono mai stati così tenaci. Sei un mostro come tutti gli... Ok, è finita. Io ero come impazzito. È già accaduto ad altri. Per fortuna i medici li hanno visitati senza riscontrare effetti a lungo termine. Ti ringrazio. Non so come sdebitarmi. Vincete contro i Wildcats e siamo pari. Ce l'hai fatta! Hai salvato tutti gli studenti! E bravo Spidey! Spero che ora tutto torni come prima. Ah, mi manca la normalità. Come darti torto, amico? Jameson ha ragione. Ogni volta metti su un gran circo, ma poi tocca agli altri raccogliere i cocci. In che senso, agente simpatia? Fisk sta per uscire. Ne dubito. Contro di lui abbiamo prove che valgono ergastoli. Non più. Il camion con le prove è stato assaltato. Qualunque cosa ci fosse su quegli hard disk è sparita. Big Willy non se la caverà. Recupererò gli hard disk. Ok, rifletti. Tutte le prove catalogate sono provviste di chip a radiofrequenza. Se rintraccio quei chip, posso trovare gli hard disk. Devo muovermi. Io prendo in giro Jameson, ma la sua campagna di diffamazione ha fatto proseliti. Cioè, gli uomini di Fisk rubano le prove ai poliziotti e la colpa è mia! Beh, l'importante è evitare che Fisk la faccia franca. Appena in tempo. Non hanno ancora distrutto i dischi. Roviniamo la festa di bentornato di Willy. Abbiamo gli hard disk, non possiamo distruggerli. Dobbiamo essere sicuri che siano quelli. Tecnici stati. Sogni d'oro. Devo pensare. Cavolo, non se l'aspettavo proprio. Abbiamo un problema con i ragni!
mi serve aiuto! Forza, non essere timido! Eccomi, ci sono! Chiunque tu sia, ti pentirai di essere venuto! Sei già morto! Il capo vuole la tua testa! Ha preso Jerry! Sparpagliatevi! Tutto qui! Ho visto gente picchiare più forte per un nuovo smartphone. I dischi non sono danneggiati, ottimo. Devo solo riportarli al commissariato di Alstigen. Fisk non va da nessuna parte. Ho recuperato gli hard disk. Un attimo, quindi tu sapevi dove andare a cercarli? Forse tu e Kingpin siete davvero in combutta. Che, sul serio? Secondo te li avrei rubati e riportati indietro? Non pensi abbia di meglio da fare? Oh oh! Razzi! Harry Baro! Ehi! Non vi sembra di esagerare? Vabbè, vedo l'ora di provare le nuove munizioni. Ci sparano addosso di tutto! Tutto per degli hard disk! Mai sentito parlare del cloud? Impeditegli di volarsene in giro! Dove sono gli inforzi? E sopra di me per arrivare a voi! Criminali in carpool! Ha riconosciuto Fisk, è attento all'ambiente. Ormai sei finito! Devono essere arrivati in cima. Dove sono i dischi? Al diavolo! Risposta sbagliata! Liberatevi da questa roba! Prendiamolo! Ti insegno io a portare! Compro io, Spider-Man! Non devono prendere i dischi! Aria sicura! Spider-Man, perdono. Mi sbagliavo su. Il diavolo, James. Grazie infinite, agente. Una domanda. È vero che sei di un altro mondo? Sì, si chiama Queens. A presto.